fece tutto era vedere, poter al popolo stare, si sarebbe un po' ambiguo sulla questione dell'Europa, eccetera. E adesso sta secondo noi crollando intorno alle operazioni elettoralistiche, perché c'è la smania di presentarsi dappertutto, si è presentato in Umbria, ha preso i numeri che ha preso, ma invece di capire che forse è il caso di tentare di fare qualcos'altro, di riallacciare un po' i rapporti, perché parla molto bene anche di mutualismo, no? Che era l'elemento secondo me forte, nel senso che quando guardi alla sinistra e i suoi effetti elettorali capisci che nessuno la segue e quindi che in qualche modo è necessario ricostruire, questo è un tema anche per noi, cioè costruire un rapporto con gli stati sociali di riferimento, che pure ci sono. E quel pezzo lì, diciamo, è stato un po' abbandonato e ci si presenta le elezioni di nuovo. I risultati sono per rispettare le visioni delle persone e fornire un foglietto di prospettiva. Gilberto, beh, io ho una storia dietro di me che è incredibile, perché ci crediamo. Però voi sapete che non ce la racconti di tutto. No, mi fermo all'ultima fase, cioè sono stato vicino al Movimento 5 Stelle, o no, vicino, sono stato dentro il Movimento 5 Stelle infogato, proprio perché pensavo che il Movimento 5 Stelle 5 anni fa facevano delle iniziative come uscire dall'euro, dei corsi di formazione. E io vedevo in questa una soluzione, cioè vedevo nel Movimento 5 Stelle una soluzione, quello poteva diventare un partito. E io, essendo stato una ragazza, addirittura cioè, simpatizzante dei trotskisti, l'idea del partito un po' ce l'ho, cioè quello che deve, è in pratica. C'è anche una vaga somiglianza. Infatti, ho cercato di tagliare i capelli perché non vorrei incontrare un parente dei cori Cristian De Sica. Vabbè, Leone ce ne ha molti più capelli. Ma comunque cerco di camuffarmi. Arrivando, ho visto che dopodiché il Movimento 5 Stelle è diventato, prendendo la piega che ha preso, cioè in fondo è un franchising in cui una azienda che ha un'impostazione che chiaramente è un'impostazione liberista, ho cercato il vuoto per il meno peggio e di essere ospite in alcune case che non erano casa mia. La cosa assurda, ho votato a assurda. Il 4 marzo io ho votato alla Camera 5 Stelle, al Senato ho votato Lega, perché esprimevano e auspicavo un governo Lega 5 Stelle per quello che era rimasto del 5 Stelle dell'anti-unionismo e quello che proclamava la Lega di anti-unionismo durante la campagna elettorale. Ho visto che questo esperimento è fallito, non può funzionare questa cosa. Io ho fatto una scelta un po' radicale, forse io mi sono iscritto al Fronte Sovranista Italiano, cioè basta, sono stanco di stare come ho, fare l'ospite da qualche parte che dopo mezza giornata già puzza, cerco un posto che in fin dei conti è casa mia, cioè dove mi ritrovo in tutti su tutto. E la cosa che adesso a me preme, di cui mi preme parlare, è la necessità che noi abbiamo di costruire un partito. E il Fronte Sovranista può essere solo una frazione di questo partito. Non abbiamo la pretesa di diventare partito, sono io che ancora da solo, farei anche sorridere. Però noi abbiamo la necessità di costruire un partito, perché il partito che cos'è in fin dei conti? È lo strumento con cui si seleziona una classe dirigente. Quello che è successo dentro il Movimento 5 Stelle, che era interessante, era che tante persone, facevano anche dei lavori stranissimi, nomi, io poi facevo il barista, in fin dei conti, continuando il lavoro che ci hanno dato della famiglia mia, si erano cominciate a leggere carte dei consigli comunali, poi quelle dei consigli regionali, cioè
erano iniziato a fare un percorso che dalla militanza, dal dare il volantino, passavi poi al poter metterti in grado, non so, di aiutare il tuo consigliere comunale nel affrontare un problema come poteva essere, non so, il problema che c'hanno tutti gli enti locali, che per quello che riguarda il bilancio, nel senso che l'Unione Europea ha imposto una disciplina contabile e in pratica tutte quelle entrate che sono ritenute incerte, quei crediti che sono ritenuti incerti, faccio questo esempio qua, spero non perdermi questo esempio, devono essere stornati e mettendo ancora più in crisi gli enti locali, che devono togliere delle risorse per rendere esigibili questi crediti. Io mi ricordo che questa roba non ne sapevo niente, un po' mi ha aiutato mio figlio che faceva economia e commercio, che ho aiutato, e poi non sono stato ascoltato dopo, il consigliere comunale, e dico: guardate che qua questa nuova normativa è un colpo mortale per il comune. Adesso, fatto questo esempio di come una persona normale, grazie a un partito, possa iniziare un percorso che lo può rendere parte di una classe dirigente, che è la classe dirigente che poi serve a mantenere uno Stato, a sostenere uno Stato. Uno Stato che però è espressione di un potere costituente. Potere costituente che è il popolo. E non a caso, dice giustamente Alberto, l'attacco ai popoli, attraverso anche l'immigrazione, è un attacco ai poteri costituenti. Quindi noi abbiamo per me la necessità comunque di ripartire dal fatto che questo potere costituente, se non ha una classe dirigente e quindi dei partiti che la formino, non riuscirà, manca degli strumenti, come per quello che può essere, cioè è un po' come l'idraulico che arriva a casa e non ha la borsa degli attrezzi. E purtroppo noi abbiamo avuto l'esperienza, cioè l'esperienza del potere al popolo, e in fondo l'ultima delle tante esperienze che si sono trascinate per decine d'anni. Io mi ricordo quando nel 76, quando elessero Mimmo Pinto alla Camera, era democrazia era cartello. Cartello. Cioè, in fin dei conti sono tratti questi cartelli, con tutti questi sedicenti, credenti micropartiti, che avevano questi gruppi dirigenti che dovevano assolutamente trovare una sistemazione appunto attraverso la presenza della sigla, però che non serviva a creare, che non aveva dietro militanti che poi erano aspiranti classe dirigente, persone che imparavano a leggere le carte, queste cose qua. Io ripeto, qua nel Movimento 5 Stelle c'è stato qualcosa di simile, però chiaramente il Movimento 5 Stelle è quello che è, come diceva Porcaro, in fondo, mentre almeno la Lega ha una base sociale, cioè esportatori del nord-est. Il Movimento 5 Stelle c'è opinione. Ecco, molto ecco. Quindi per me si tratta, adesso come adesso, di puntare a costruire appunto uno o più organizzazioni che partano proprio dall'idea di creare, attraverso la militanza, attraverso l'intervento costante nella politica, qui si tratterà di fare un salto, cioè di uscire dallo spazio che è dato da internet, da Facebook prevalentemente, e cominciare ad andare per strada. Io un paio di volte ho fatto delle cose un po' buffe, un po' da fantossi. La cosa più buffa che ho fatto è stata quando è venuto Prodi in Ancona, e sono presentato davanti ai
quando mi è commesso c'era proprio questo volantino del professore in italiano in cui si diceva in pratica a causa di tutti i guai. Era lui. E mi ricordo che quando ero consegnato mi avevo punchiato e c'era. Ha avuto un effetto ritardato perché adesso pare critico. Lui è sempre così. No, ma sempre così, ma se, anni e anni. Se pare sempre. Se pare sempre. No, si pare sempre. La cosa buffa poi che in quell'occasione alcuni ultra proliani tentarono di aggredirmi e venne difeso dalla scorta dei Prodi. Era quello grosso. Quello basso e grosso. Se questo signore non la pensa come il professore, non lo potete picchiare. Polizia democratica. Quella è stata la cosa. Comunque, il nostro problema fondamentale, e chiudo con questo, è uscire proprio per strada, cioè organizzare delle occasioni per presentarci, anche perché fanno già occupace. Noi parliamo tra di noi, ma oppure a visibilità solo un camaleonte come Alemanno o Cosby, Salvini, e loro si prendono questo, diciamo, si arrogano il marchio, diciamo, di sovranista, ma quando loro tutto sono di sovranista, la Lega in fondo cosa ha fatto? Prometteva poco mare e monti, poi è andata lì per acchiappare l'autonomia differenziata, che in pratica tramite le macro regioni europee trasformerà il Lombardo-Veneto nella Germania della Baviera. E noi, per esempio, speriamo di diventare la Baviera noi nelle Marche. Quindi nelle Marche spera di diventare la Baviera della Bosnia, della Croazia e via dicendo. Tra l'altro l'Unione Europea appunto serve a destrutturare gli stati nazionali. Ma c'è un'altra cosa, il fatto stesso che il progetto dell'Unione Europea è un progetto che non è europeo, è statunitense, che è parallelo a quello della NATO, questo lo ricordate. E va anche detto che le due modalità con cui hanno distrutto gli stati, cercano di distruggere gli stati, almeno il nostro, è da una parte quella verso l'alto, verso appunto l'Unione, e dall'altra verso questa autonomia differenziata, queste secessioni mascherate, tramite il principio di sussidiarietà, che guarda caso riempiva tanto bene la bocca, ricordate voi lupi, quello che hanno mai provato via, e quindi c'è sempre grazia la sussidiarietà, e sto sorriso a 68 denti, no? Rodori del DCE, loro adesso di tutti, cioè poi diventano di tutti. No, infatti c'erano, ma anche di tutti i CL del mondo, tutte le parelle. Infatti uno dei motivi della sussidiarietà, dell'autonomia differenziata è quella lì. Anche perché poi la privatizzazione, terzo settore. Io ho litigato diverse volte, litigato con una ex consigliera comunale del Movimento 5 Stelle che fa commercialista per alcune Orlus cooperative sociali, che chiaramente. E cioè, questa voleva appaltare, tutta contenta che appaltavano gli asili, e quando io faccio notare che era una porcata, e questo diceva no, questa se non ci fosse il privato sociale non ci sarebbero più servizi. Dall'altra parte poi viene fuori che questa smania con la trasformazione degli enti locali, la trasformazione degli enti locali in stazioni appaltate. Chiesto l'amicizia alla creatore. No, cosa succede? Che con il tipo di. Noi abbiamo adesso un fatto delle corruzioni piuttosto grosso. Come ancora? Il sindaco più bravo del mondo, com'è? Sì, sì. No, ma la colpa lì non è sua. La colpa è questa, che
Sì, però se facciamo tutti i discorsi, sì. Andiamo alle conclusioni. La conclusione è questa, noi abbiamo la conclusione. Anche perché diciamo la scuola. No, mi chiede quello certo che è che noi abbiamo la necessità nostra è più che altro non tanto come buttare la gente a prestare dell'edilizia, ma iniziare a fare il partito nel senso che poi delle persone che sono grandi di leggere quelle carte che sono terribili, leggersi una delibera del comune è una cosa, è una sofferenza, che però sono quelli che fanno la politica, che permettono, ho fatto l'esempio del comune, per dare un'idea già da quello che può essere dal basso, diciamo più livello più vicino, no? Ai cittadini. Poi credo anche un'altra cosa, che Paolo adesso porto acqua al mulino, io mi piace un prodotto, dico credo che sia utile anche partecipare alle elezioni, in questo caso alle elezioni le prossime regionali, non tanto perché si spera di ottenere un risultato numerico, ma per accedere a quei media nei quali siamo tenuti fuori, come dicevo prima. Quindi c'è modo e modo di andare. Ce ne vuole del tempo, un altro che regionale, c'è un po'. Però questo è un sociale, cioè noi dobbiamo ancora seguire una fase sociale, c'è una roba, una società deindustrializzata. Sì, questa è una cosa, non è una roba mia, ma ho detto, non mi ricordo quando avremo tempo di polemizzare. Io sono d'accordo sulla lettura né dei 5 Stelle né della Lega. Se guardiamo i flussi elettorali, sono soggetti che hanno un radicamento sociale forte. Semmai ci dobbiamo chiedere perché gli operai votano Lega, certo. Oppure i dipendenti pubblici votano il lavoro autonomo, poi il lavoro autonomo, poi numericamente siamo lì, tra classe operai e lavoratore autonomo. Però prendono i voti, li prendono lì, non dalle classi dirigenti che sarebbero i cittadini di destra classe. C'è qualcosa che ci sfugge. C'è una lontananza dalla politica, dai cittadini, dalla vita reale. Non ci considerano punti di riferimento quelli che hanno i bisogni, che dovrebbero considerarci dei punti di riferimento. Ma non lo fa. Scusa, fa solo una domanda, perché sennò mancano i giorni. Scusa, Corretta, solo una domanda semplice, ma i due punti principali è perché questa nebbia destra e sinistra, io non vedo chiaro alleanze con chi. Tu sei per la Costituzione o sei contro la Costituzione? Perché se andiamo a questo punto secco e chiaro, questi della Lega, questi vicini sovranisti di destra, la Costituzione nata dalla Resistenza non la vogliono vedere neanche da lontano. Punto secondo, l'economia. Tu sei un liberista che ancora fa strizzare l'occhio a Bruxelles, al liberismo, al neoliberismo, oppure vuoi un intervento che lo Stato sia anche decisivo nell'economia? Sei un keynesiano o sei un liberista? Allora, l'ha detto. No, perché poi dopo c'è quelli che fingono di essere liberisti oppure keynesiani, dicono che no, lo Stato deve arretrare, l'ho sentito al Salvini l'altra volta. Lo Stato meno interviene meglio è, invece io penso che lo Stato deve essere regolatore nell'economia, è importante, per cui ti chiedo, aiutami a far chiarezza. Io non riesco ad essere alleato con un movimento, un'associazione di cui vedo molto fumo, perché tutti abbiamo fatto le nostre esperienze, tutti vogliamo, no, a parole il benessere eccetera, però io voglio dire, tu sei per la Costituzione, sei contro il neoliberismo oppure no? Allora io, alla luce di secondo quello che tu mi dici, posso pensare di intraprendere un cammino con te o meno. Aiutami un po' a far luce sul tuo dopo. Proviamo. Allora, se avete posto un casino di questioni, comincio da quelle più spicciole. C'è stato il 12 ottobre questa manifestazione. Secondo me l'importanza di quella manifestazione è stata nel fatto che è la prima volta che una manifestazione
poi le cifre erano quelle che erano, però insomma, la prima volta in cui chi è che lotta per la sovranità, che non è della Lega, che non è dei 5 Stelle e altri, è sceso in piazza. Quindi c'è una necessità di una parte, diciamo, della popolazione, che probabilmente aumenterà, no? È di riconoscersi in qualche cosa che appunto sia per la sovranità, senza essere né identificato con la sinistra o il sinistrismo, e senza essere con la destra, anche perché gli uni non sono per la sovranità, la sinistra, perché sono per l'Unione Europea, gli altri dicono che sono per la sovranità. Poi qui la questione è discutibile, perché ormai anche le parole d'ordine durano un attimo, per cui adesso la Lega dice che è per l'irreversibilità dell'euro, quindi cioè, se ha candidato Bagnai, ha candidato Borghi, adesso dice che è per l'irreversibilità dell'euro. Qui siamo a un altro livello della politica, cioè la politica dei sondaggi, cosa mi conviene dire, e quindi non hanno nessuna credibilità. In più appunto sulle questioni poi economiche, tu su che cosa sei? Salvini, anche prima, lui è un liberista. Allora qui nasce un altro, due problemi sulla questione destra e sinistra e sulla questione sovranità, che riguarda anche, secondo me, i ragionamenti che facevi tu, Alberto. Allora, destra e sinistra non si possono usare per i motivi che dicevo prima, ma non che finiscono i concetti di destra e di sinistra, no? Come si vede, perché poi adesso se vai a vedere si rispandono le cose sui nuovi concetti di sinistra e su quelli di destra. Qui c'è un altro elemento, diciamo, di differenza, che è la questione del popolo o della nazione. La destra in genere tende a identificare la nazione, diciamo, con terra e sangue, ma diciamo una visione, adesso le parole sono difficili da usare perché tutte hanno degli elementi di ambiguità, ma quindi positiva, diciamo, è la Costituzione, il contratto che mette insieme il popolo che c'è in quella determinata terra, no? in quei confini, con quella storia, e quindi in qualche maniera anche con quegli interessi che derivano da quel tipo di collocazione e da quel tipo di istruzione. Questo introduce un altro elemento ancora di differenza, per esempio, fra la destra e, per esempio, la concezione che stiamo cercando di elaborare noi. Noi non siamo per la sovranità come fine, noi siamo come la sovranità come mezzo. Noi vogliamo una sovranità monetaria, politica, per attuare la Costituzione. Senza questa sovranità la Costituzione non la attui, no? Non la attui perché tu sei dentro a un organismo europeo unionista che è liberista, quando tu hai una Costituzione che invece è nata proprio antiliberista, no? Perché ha modello economicista, no? Comincia con la questione del lavoro e non con la questione dell'impresa e del profitto. Lo Stato deve intervenire per garantire l'uguaglianza, che non è un prodotto dei mercati, che ovviamente non producono il contrario, eccetera, 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 no? Quindi qui passa delle fasi che identificano la sovranità di destra, che poi ha anche valori reazionari, vi dicendo, con una diciamo che una volta avremo di sinistra, che adesso noi possiamo anche definire qui dentro di sinistra, ma che adesso utilizziamo la questione della costituzionale. Poi dirò che questo non è sufficiente, però, sulle nostre questioni. Adesso, ritornando alla questione del 12, ci sarà questa cosa del 7. Allora, qual è il problema? È che ci sono una serie di soggetti, di organismi che si stanno muovendo sullo stesso terreno, poi alla fine, no? Che è quello della, sostanzialmente della,
sovranità con posizioni di carattere diverse. E il 12 ottobre ha invece, a differenza di altri che si identificano come partito, ha più una, almeno quello che viene fuori, una concezione di movimento. Io penso che non siamo, poi ci sono posizioni settarie, secondo me, non a caso mi rivolgo a te, e poi ci sono delle, così rispondo a una domanda che hai fatto, o a una affermazione che hai fatto, un modo di fare le cose che non credo che abbia senso continuare a presentarsi alle elezioni con il ragionamento che fai tu, che capisco, no? Che capisco, ma per prendere lo 0,2%, lo 0,4%, l'1%, il potere al popolo, no? E così. Perché non siamo in una fase in cui tu cominci e poi accumuli, tu con questi risultati non fai altro che dire e mandare il messaggio che sei marginale, che non conti una mazza, e che quindi le persone che hanno, quando vanno a votare, non fanno i ragionamenti che fanno noi, vogliono vedere se in qualche maniera si riesce a portare a casa, che ci sia una rappresentanza, che ci sia una rappresentanza che si possa portare a casa qualcosa. Io credo, e lo dico perché è una situazione paradossale, perché in una situazione in cui non esistono conflitti, come in Italia, no? Perché non ce ne sono, anche a causa dei 5 Stelle, che non hanno mai chiamato nessuno in piazza, no? Tutto rimane chiuso dentro la rete, ma i cambiamenti avvengono quando fisicamente la gente si muove, come si vede nel mondo, no? Giusti o sbagliati, gli esempi sono variegati. Ed è paradossale perché oggi, proprio in questa situazione, il momento elettorale è un passaggio decisivo per qualsiasi movimento politico che pensa di cambiare la situazione, no? Ed è ancora più paradossale perché noi vediamo negli ultimi 10 anni ogni elezione, da 10 a 16, che è stato il massimo, milioni di persone ogni, da un'elezione all'altra, cambiano partito. Perché cambiano partito? Perché non trovano una risposta, la cercano e non la trovano, no? E questo, mentre la Lega Nord, che è l'unico partito vecchio, ha una base sociale vera, no? Interclassista, a dominio, diciamo, a piccole c'è una base sociale e una base poi di consenso. Sì, no, la base sociale intendo anche base di consenso, che mette insieme i lavoratori, il popolo, e soprattutto però egemonia piccole e medie industrie, no? Per cui poi alla fine vai a vedere, no? Poi non è che ci si stupisce perché Salvini dice certe cose, vuole la TAV a tutti i costi, la TAV dei gasificatori, e chi più ne ha più ne metta. Diverso è il discorso dei 5 Stelle, no? Perché i 5 Stelle io non lo chiamerei radicamento, però questa cosa ci dice che per esempio il Sud ha già una situazione assolutamente assurda, no? Perché ogni volta passa, tutti votano Forza Italia, poi tutti votano 5 Stelle, adesso la prossima volta magari tutti voteranno Salvini, non so che cosa, che dimostra la drammaticità di quella situazione, il fatto che non c'hanno una classe dirigente che non si accode a qualcun altro. Ma c'è un altro punto che a noi interessa, soprattutto che riguarda il 4 marzo, ma che si vede dalla Brexit piuttosto che da Trump, eccetera, eccetera, che il voto di protesta, il voto di dissenso, il voto di disagio, non so, chiamiamolo tutti come vogliamo, no? Ha alcune caratteristiche. Da noi ha un nord-sud, ma poi se andiamo a vedere nel sud e nel nord c'è una cosa che è grande città, fuori città, periferia, no, che poi in certe cose, in certe situazioni diventa eclatante, ma poi il modello francese ha portato queste cose qui a delle conseguenze molto estreme, da qui i gilet che allora ci sono, da loro ci sono e da noi non, e da noi, non ci sono. Perché? Perché la globalizzazione, chiamiamola così,
l'unione, l'austerità, i flussi di capitale, di informazione, cioè su cui si diventa ricchi o si diventa poveri, no? Passa positivamente chi riesce dentro, per esempio, i centri, no? Io ero a Milano quando c'è stata l'elezione di Pisapipa, no? La sinistra ha votato Pisapipa, era quella del centro, e gli altri votavano nelle periferie votavano contro. Questo 10 anni fa, no? Adesso questa cosa è abbastanza normale, quindi questo ci dà il senso più che del coso, però, della frammentazione sociale di dove si costruisce, ed è un problema poi quando vogliamo essere in grado di fare un discorso alternativo. Un'altra cosa, voglio andare alla fine, io credo che, perché dico che la Costituzione, quindi diciamo rispetto a questo, io credo che noi, come dicevi te, noi non siamo ancora in grado, diciamo, di dire pio pio venite tutti qui, e quindi le cose si muovono in maniera molto magmatica, no? E con questi spostamenti, e queste interlocuzioni. Secondo me bisogna stare attenti, perché non è vero che destra e sinistra non esistono, no? In passato il fascismo si è presentato rispetto a forme rivoluzionarie, no? Dalla Repubblica di Salò per certi aspetti, e anche i giovani fascisti in precedenza, a cui guardava peraltro con attenzione il Partito Comunista Clandestino, sì, sì. Però diciamo, noi non siamo adesso in una situazione in cui quello è il pericolo principale, perché il pericolo principale sono il liberismo, sono l'unione, e quindi come i partiti si articolano rispetto a questo. Fino adesso il nemico principale è stato il Partito Democratico, che è stato quello che in Italia ha realizzato tutto questo in maniera scientifica e in maniera programmata e pianificata. Questa situazione, dal nostro punto di vista, quello che su cui stiamo lavorando, è il fatto che tu, cioè, non è sufficiente solo la Costituzione, no? Rispetto alle cose, io non, quando uno dice Costituzione non dice la seconda parte, dice fondamentalmente il sistema misto, vi dicendo cose che tra l'altro adesso stanno ritornando, perché come si vede sull'Ilva, no? Ogni tanto anche sulla questione autostrade, perché tu dicevi 5 Stelle, il problema dei 5 Stelle e che, non avendo un'idea, vanno secondo quello che, no, si muove nel frattempo. Si sono presentati come liberisti, crolla il ponte Morandi, sono per nazionalizzare, no? Adesso Patuelli dice che... bisogna rifare l'IRI, no? Il problema loro è esattamente questo, che non ne hanno un'idea prima, non hanno un progetto, quindi reagiscono come i cani di Pavlov, laddove gli conviene a un certo punto dire che sono liberisti, fanno i liberisti. È un motivo per cui io, per esempio, non ho votato 5 Stelle, non ho votato, perché, cioè, ma dimmi dove cazzo vuoi andare, perché se sto a sentire cosa dici, capisco perché la gente investe su di te, però poi dopo dove vai a finire non lo so. Ora, per dire che cosa tutto questo? Perché per dire che questa situazione destra-sinistra, Costituzione, ha solo un modo per essere superato, il nostro modo di vedere, che è la questione di rimettere in piedi la questione del socialismo, che supera anche la questione destra-sinistra, perché, diciamo, noi adesso lo leggiamo così, ma non è mai stato così. Cioè, i socialisti erano socialisti. C'era una sinistra borghese, no? Ma fino a un certo punto nessuno li chiamava di sinistra. I comunisti erano comunisti, i socialisti erano comunisti. Poi genericamente, no, si intendeva di sinistra. Ma non è tanto il problema terminologico, ma è un problema di contenuti. Cioè, di fronte a una crisi del capitalismo, crisi, a una crisi normale del capitalismo, a un suo modo normale di funzionare, a una situazione che inevitabilmente slabra qualsiasi coesione sociale, no? E quello che tu dici sugli stati non è vero del tutto,
sull'Unione Europea, perché questo vale per noi. Gli stati più deboli. Sì, per noi, per gli stati, i picchi, i maiali. Ma la Germania e la Francia, col cavolo che vanno a una disarticolazione e a una riduzione del peso dello Stato. Uno, perché l'ordoliberismo tedesco è un meccanismo organico che mette insieme banche, sindacati, eccetera, eccetera. E quando devono dire una cosa, la pianificano. Beh, poi la Francia, dalla rivoluzione, lo Stato e le cose che riguardano lo Stato, la centralità degli interessi dello Stato e della Francia, con pubblica, per loro non ne frega un cavolo, loro hanno sempre fatto quel cavolo che gli pareva sulle questioni, mentre noi dovevamo e volevamo privatizzare, loro invece le loro... La Renault si attendono. La Renault, i cantieri, qualsiasi cosa, anzi hanno fatto di alcune politiche anche di... C'è una cosa che voglio dirti, in fin dei conti questa differenza, no? Tra chi viene disarticolato con noi, Spagna, Grecia e il centro, è dovuta anche al fatto che ci sono, c'è il discorso dei vantaggi comparati, nel senso che chiaramente chi è più forte ha l'interesse a mantenere... Ma secondo me la cosa è molto più radicale. Cioè l'Unione Europea, se noi la vediamo dall'Italia, l'Unione Europea non è nata per fare l'Unione Europea. L'Unione Europea è nata sul problema franco-tedesco, no? Perché questo è nata così. L'Unione Europea, per questo motivo, poi si è rovesciato nel contrario, perché erano i francesi che pensavano con l'euro sotto loro. Adesso stanno con grandi difficoltà di mettere insieme la potenza economica senza enano politico che è la Germania, con invece quello che è presunto il super politico e il nano economico che invece è la Francia, ma sostanzialmente non è oggi, per esempio, è una cosa che dobbiamo discutere. Io non farei questa affermazione categorica che oggi, in prospettiva, l'Unione Europea è figlia degli Stati Uniti. Perché quello che stanno facendo Francia e Germania e le motivazioni che stanno dando è dov'è che vogliono essere? Vogliono essere, c'è la Russia, c'è la Cina, ci sono gli Stati Uniti, c'è essere l'Unione Europea, cioè che si chiama Unione Europea, in realtà c'è il polo franco tedesco che deve contare nel mondo. E noi siamo nel contorno di questa cosa. Fra l'altro, se andiamo a vedere anche il funzionamento degli ultimi anni progressivo dell'Unione Europea, che cosa vediamo? Due cose importanti. Uno, che la Commissione è una beata mazza, tant'è che il MES chi è che lo fa? I governi. Dove si prendono le decisioni? Nel Consiglio intergovernativo. Non solo, ma due anni fa hanno fatto un trattato separato, Francia e Germania, addirittura hanno fatto anche due parlamentini, no? Che vuol dire, che senso ha se tu vuoi fare l'Unione Federale, fai uno degli accordi? Questo vuol dire, ti identifica. Che cos'è, diciamo, dove vogliono andare a parare e dove sta andando l'Unione Europea? A maggior ragione l'Italia non ha senso dentro questa cosa, perché noi siamo stati le vittime dall'inizio, perché all'inizio i problemi, lo spread ce l'avevano i tedeschi, ce l'avevano, poi l'hanno rigirato noi teniamo con le nostre sfighe, teniamo basso il valore dell'euro che permette a loro a fare 250 miliardi di estero, no? Noi non scherziamo neanche noi. Però rischiamo tutti e due, perché il rischio loro se lo cucano loro, il rischio nostro è un problema, no. E qui introduco, e poi dico solo altre due cose sul socialismo. Noi dobbiamo ragionare in questa situazione su come porre la questione dell'Unione Europea in Italia agli italiani, perché noi abbiamo fatto un lungo percorso, cioè, diciamo, la posizione no euro. L'Italia 5-6 anni fa era il paese più unionista, nel giro di 8-10 anni è diventato, si è rovesciato, è il più euroscettico. Però con l'atteggiamento, ma con i problemi oggettivi che ha posto il governo giallo-verde quando ha affrontato l'Unione Europea,
la situazione sia un po' complicata, Allora, mentre noi all'inizio eravamo, diciamo, l'italesi, il punto è uscire dall'Unione Europea, e questo è il punto, è uscire dall'Unione Europea, strategico, perché senza questo è inutile di dire attuiamo la Costituzione, non attuiamo una beata mazza di niente. Però nella politica, nel discorso politico, bisogna rovesciare il discorso. L'uscita è necessaria perché tu vuoi attuare la Costituzione, perché vuoi la sanità, perché vuoi l'istruzione, perché vuoi che i servizi funzionino, perché è quella che ti impedisce, cioè non, diciamo, lì ci arrivi, ci devi arrivare perché tu vuoi quelle cose che ti servono, ma quello è quello che ti impedisce. Questo adesso, dopodiché è la cassetta degli attrezzi dell'Iraq. Ma può succedere che se, per esempio, con l'unione interbancaria è del tutto evidente che vogliono mettere le mani sui risparmi degli italiani, che è l'unica cosa ormai che ci è rimasta, no? E che gli interessa, allora no, in quel caso lì non è detto che tu invece devi rifare il discorso alla rovescia, no? Se vuoi tutelare i tuoi risparmi, bisogna che esci fuori dall'Unione. Oggi pensi che tu ci rimetti uscendo dall'euro, ma con quella politica lì puoi capire che invece sta andando. L'ultima cosa che volevo dire. La cosa Apollo, che non so se l'hai preso in considerazione, lui dice l'Italex è il problema. Sì, ma è loro che devono decidere se vogliono il polo europeo o non lo vogliono, il polo mediterraneo. L'ultima cosa che voglio dire, noi stiamo affrontando la questione del socialismo da due punti di vista. Tanto scartiamo tutto il discorso Stalin, Lenin, mazza. Due questioni stiamo cercando di mettere, un po' anche nei libri, quello di Formenti, per esempio, di Ramisecchi, no? Ci sono nel socialismo degli elementi di teoria da Marx sbagliati: il determinismo della storia, l'inevitabilità del comunismo, il fatto che i passaggi e la possibilità della rivoluzione dipendano sempre dal rapporto tra forze produttive e via dicendo. Tanto per dire, nelle rivoluzioni sono state fatte dai contadini e non dagli operai, no? Anche se alla fine della sua vita Marx con i populisti russi aveva cambiato anche qualche opinione. L'altra cosa, quindi ci sono elementi, diciamo, di teoria in generale che secondo noi dobbiamo cambiare e dobbiamo rivedere. L'altra cosa è che soprattutto quello che la popolazione conosce, che è il socialismo nei modelli dell'est, lì c'era un punto che non è tanto la questione, come viene propagandata da noi, che il problema del socialismo è che non c'è la democrazia. No? Il problema non è questo, che non c'è la democrazia. Il problema di quel modello socialista è che non evolveva. Un organismo, se non ha in sé le possibilità e gli strumenti, no, per affrontare in continuazione le cose che non vanno, che le devi superare, no, che è la forza del capitalismo, no? Anzi, il capitalismo, se non si muovesse, non starebbe in piedi. Quello che ha fatto la Cina, no? Dopo. Quello che in parte ha fatto la Cina. Certo. E quindi il nostro ragionamento che stiamo elaborando è proprio su questo. Cioè, che ci, per darci anche la possibilità alla popolazione, non è solo, è anche un'articolazione dentro la società. Sì, sì, sì. Ma poi alcune cose sono banali, voglio dire. Cioè tu non puoi unificare lo Stato col partito, e ne puoi unificare il sindacato con lo Stato e col partito, perché già abbiamo introdotto questo concetto Mao quando diceva che la lotta di classe continua dentro i partiti. In quel caso dice il partito unico, poi questo è tutta una questione da discutere. Però il concetto che voglio dire è che non solo dobbiamo capire cosa non ha funzionato lì, ma anche capire come oggi noi possiamo proporre un modello di società socialista adeguato e comprensibile alle nostre condizioni, in cui alcune parole sono vecchie, altre no, vuol dire pianificazione, cioè vuol dire, capite, dov'è il posto dove funziona meglio oggi la situazione? Dove c'è un partito comunista e dove c'è una pianificazione, tanto per dire, dove c'è un controllo sulla finanza, eccetera, eccetera. Quindi questo secondo noi
nel tempo deve diventare il nostro pezzo forte, perché supera tutta una serie di problemi di destra, di sinistra e anche di proposte e di risposta. Dopodiché nel percorso è chiaro che ogni volta devi riuscire a trovare quegli elementi, no? Fondamentali che ti possono permettere di far politica e di genere, ma anche di carattere di natura sociale, perché prima o poi nelle piazze ci dobbiamo ritornare, finché non siamo lì. E lì ci sono i temi, ma ci sono, è l'ultima cosa che dico, anche, secondo me, ma questa è un'opinione personale, bisogna sempre capire, avere la creatività, a volte anche se semplicemente il culo, di capire che ci sono delle parole d'ordine che non sono né politiche né immediatamente sociali. E quando prima del vaffanculo, vaffadei di Grillo, prendevano il 2%. Il vaffadei ha messo insieme, ha coagulato nel vaffadei contro la casta tutti i conflitti che c'erano in giro, no? E hanno sfondato. Dopodiché però tu devi avere una cultura adeguate, che quando vai al governo non fai il pirro come ha fatto la fase di Vaffadei. Sì, certo. È lo stesso discorso quello delle sardine, sì. No? Perché c'è un disagio della sinistra sinistrata, no? Che è